Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Il nostro settimanale talk di approfondimento torna ad inquadrare i temi della politica, in questo caso però i temi della politica nazionale, perché iniziano ad essere settimane importanti di lavoro in Parlamento, quelle che stanno proprio iniziando in questa fase di novembre e ancor più a dicembre, perché andiamo verso la legge di bilancio che determinerà appunto le scelte finanziarie e economiche di prospettiva per il prossimo anno e sicuramente tema di un interessante e acceso confronto tra le forze politiche. Quindi come facciamo in occasione di ogni finanziaria, a dire il vero ormai da anni, qui mettiamo a confronto i parlamentari con le posizioni dei rispettivi gruppi, naturalmente i parlamentari eletti in Abruzzo. Io saluto e ringrazio per aver raccolto il nostro invito nella nostra chat di dibattito. Sono presenti da remoto, appunto, li saluto e li ringrazio, ecco, si è aggiunto anche il deputato Nazario Pagano, Gabriella Di Girolamo in alto a sinistra, Movimento 5 Stelle, senatrice, buonasera. Buonasera, direttore. Giulio Sottanelli, deputato di Azione, buonasera. Buonasera a lei. A lei. Noi diamo la buonasera ai nostri telespettatori, ma in realtà è pomeriggio e questo lo spieghiamo soprattutto salutando Guido Quintino Liris. Buonasera Liris. Ecco, buonasera a voi. Ecco che appunto in questo orario è straordinariamente in trasmissione con noi, perché è l'unico che sta lavorando di tutti e quattro i parlamentari, almeno che sta lavorando in Parlamento, perché il venerdì sta guidando le audizioni nella sua commissione bilancio proprio per la finanziaria, di cui è relatore per la maggioranza. Saluto e ringrazio anche Nazario Pagano, deputato di Forza Italia. Buonasera Pagano. Buonasera a lei, buon direttore, buonasera anche agli altri colleghi parlamentari. Ecco, che è coordinatore regionale di Forza Italia, il quale tra l'altro è pronto anche lui per una conferenza stampa che in queste ore sta tenendo a Teramo. Io li ringrazio e devo dire che peraltro ovviamente avrete notato mancheranno altri parlamentari, in particolare gli esponenti del Partito Democratico e della Lega, che però anche loro erano impegnati peraltro in situazioni di mobilità in treno verso altri appuntamenti fuori regione, come è giusto che sia anche nell'attività istituzionale dei parlamentari, e quindi non hanno potuto accogliere il nostro invito. Allora io, proprio perché so che Liris ha i minuti contati, perché ha sottratto tempo del suo lavoro in commissione proprio all'incontro con i nostri telespettatori, chiedo anche la cortesia agli altri di poterlo far parlare per primo, anche perché da lui vogliamo avere qualche novità ulteriore rispetto a quello che già sappiamo di questa legge di bilancio. La principale, con la quale relatore e Liris insomma la incalzo immediatamente, è quella relativa a questo giallo sulle pensioni dei dipendenti pubblici, su cui c'è stata molta polemica, anche forti reazioni sul fronte sindacale alla stesura iniziale di questa legge di bilancio. Ecco, cosa sta avvenendo in queste ore in Parlamento e possiamo essere insomma più chiari su quello che sarà l'iter di questa proposta che c'era nella manovra? Sì, innanzitutto saluto tutti e saluto lei direttore, la ringrazio, saluto tutti i colleghi, Camera e Senato. Volevo ribadire, dalla presentazione che ha fatto lei emerge quasi una gestualità e un atteggiamento eroico da parte mia. Sto chiaramente come altri colleghi in commissione, perché è la mia commissione, così come gli altri colleghi presidiano le proprie, anche quelli collegati da remoto in questa trasmissione. Però è evidente che ho una responsabilità maggiore in quanto relatore della finanziaria, soprattutto in un momento particolare di congiuntura economico-finanziaria molto particolare e soprattutto di congiuntura geopolitica che sta producendo degli effetti molto forti. Perché è importante essere presente oggi in Senato, in particolar modo da parte del relatore? Perché ci si alternano gli auditi, è una prassi consolidata, è un nostro modus operandi, quello del Senato e della Camera, di ascoltare prima dei provvedimenti più importanti le associazioni di categoria, gli stakeholders della società, la parte viva del territorio, chiaramente la parte non eletta,
che vive sui territori e rappresenta, quindi associazioni di categoria, sindacati, tante cause della situazione, e che ci rappresentano le difficoltà o comunque le criticità più impellenti, più importanti e più importanti. Oggi era proprio la giornata dei dipendenti pubblici e in particolar modo dei medici, della parte medico-sanitaria, anche infermieri e professori sanitari che si sono alternati, hanno testimoniato il disagio per una parte, per la parte pensionistica, la rivalutazione pensionistica che avrebbe, procurerebbe dei danni in particolar modo a una fascia del comparto sanitario, medici e non medici. Su questo tipo di situazione mi sento, proprio perché è una delle più impattanti e più importanti, anche delle più antipatiche, lo dico da dipendente del sistema del servizio sanitario pubblico, stiamo mettendo, stiamo salvaguardando, questo lo dico dopo che ci siamo confrontati ultimamente anche con il presidente Pagano su questo tema, ci sentiamo quotidianamente e correggeremo questa parte provvedimento che evidentemente è sbagliata, ha un profilo di errore da questo punto di vista, proprio perché va nella direzione opposta rispetto a quella che noi abbiamo da sempre spiegato, cioè rivalutazione, valorizzazione del servizio sanitario pubblico, ed è quello che portiamo avanti e che con decisione vogliamo portare avanti, è la mia mission all'interno della Commissione Bilancio, in particolar modo per quanto riguarda la sanità, e quindi verrà corretto questo ambito, per cui saranno scongiurati quei tagli in prospettiva sulle pensioni dei dipendenti pubblici, in particolar modo dell'ambito sanitario. Ecco, ci sono altri temi ovviamente caldi, io avendo poco tempo ne faccio accennare soltanto quelli principali, in particolare il cuneo fiscale su cui si interviene in questa manovra e anche l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, proprio per restare sul tema, quindi le buste paga saranno un po' più, non dico pesanti, ma un po' più eque per i lavoratori dipendenti. Direttore, questo è un noi ragioniamo su una finanziaria che è un quarto del programma, perché la prima finanziaria che abbiamo fatto siamo andati in scia rispetto alle altre, ai governi precedenti di fatto. Questa finanziaria sono finanziarie che, su cui stiamo agendo in maniera politica e anche ideologica, tenendo conto però di quelle che sono le congiunture, come dicevo prima, economico-finanziarie e geopolitiche. Tradotto, abbiamo 20 miliardi l'anno da restituire per quanto riguarda il superbonus, in totale 80 miliardi per quanto riguarda i 4 anni, quindi 20 miliardi l'anno, che ci è scostato un po' lo scherzetto di una mancata gestione positiva dello strumento superbonus, e questo non è un tema che voglio aprire in termini di dibattito, è così nei fatti, nei numeri, i numeri sono lapidari, quindi 20 miliardi l'anno. Su questa finanziaria pesano 20 miliardi più 14-15 di inflazione legati alle dinamiche della BCE, totale 35 miliardi in meno che potevano essere gestiti sul sociale, sulla sanità, sul lavoro, sulle donne, sugli anziani, sulle pensioni. Pertanto grande parte del contributo, comunque dell'impegno, è stato profuso, come diceva anche lei, sul taglio del cuneo fiscale, quindi sul mercato del lavoro, e quasi 3 miliardi sull'ambito sanitario, oltre che sui contratti pubblici che sono stati tutti quanti riaffrontati e riaggiornati di sana pianta. Quindi un messaggio importante che va in controtendenza politica rispetto a chi ci ha preceduto: noi andiamo a valorizzare chi ama lavorare e chi lavora, andando chiaramente a favorire il mercato del lavoro non in maniera assistenziale, ma tagliando e abbattendo il cuneo fiscale, che è il vero modo per mettere i soldi in busta paga rispetto ai dipendenti pubblici. Siccome so che ci deve lasciare tra poco, io le anticipo uno dei temi che sicuramente saranno caldi e saranno sollevati in particolare dalle forze di opposizione. Ecco, ma questa tassa
che è stata, insomma, che si profila per quanto riguarda gli assorbenti, per quanto riguarda i prodotti per le donne, nel contesto invece di una serie di misure che sostengono la maternità. Ecco, non è una contraddizione a suo avviso? Secondo me lo è, anche se è molto più ideologica, perché l'impatto è irrisorio. Parlo chiaramente non nei confronti delle donne o di chi acquista questi prodotti, ma in termini proprio di somme finali di bilancio e di saldi finali di bilancio. Pertanto il fatto che non si voglia aprire ad emendamenti di maggioranza, anche questo, perché anche su questo si è fatta leggenda e mi immagino anche sia elemento di discussione successiva. Non è vero che non verrà toccata la finanziaria, non ci sarà l'assalto alla dirigenza, ci saranno probabilmente dei maxi emendamenti di governo correttivi di alcune misure, questa potrebbe essere una, ci saranno gli emendamenti dei relatori, del relatore, quindi che è uno strumento che sapete bene può essere applicato in qualsiasi momento ed è diciamo, una facoltà del relatore, chiaramente guidando le volontà di maggioranza e minoranza, pertanto c'è una possibilità di migliorare il prodotto che è venuto fuori dal governo. Certamente non abbiamo tempi troppo ampi, perché abbiamo le agenzie di rating che ci sono, ci stanno guardando, c'è un'Europa che ci sta guardando proprio su questi, sulle tempistiche e sui contenuti della legge di bilancio, vogliono verificare in quanto tempo portiamo a casa la finanziaria, vogliono verificare quanto siamo affidabili e credibili sui tavoli nazionali e internazionali. Pertanto questo è il motivo per cui si è fatto un uso molto molto determinato del tema di stringere i cordoni della borsa in questo momento per portare a casa una finanziaria il più velocemente possibile, andarci a sedere con credibilità e affidabilità soprattutto in Europa, laddove le partite sul PNRR, sul patto di stabilità sono partite importanti e ne vale il futuro della nostra nazione, dopodiché i primi provvedimenti dell'anno possono essere decisivi per aggiustare quello che può essere aggiustato. Certamente nei tempi e nei modi giusti, anche nel passaggio parlamentare in Commissione Bilancio e in Aula, potremmo, ma ripeto, in tempi e modalità strettissime, andare a migliorare dei vulnus laddove sono stati, ripeto, quello delle pensioni dei pubblici, dei dipendenti pubblici, in particolar modo dell'ambito sanitario, medici e non, è una testimonianza di questo tipo di correzione che porteremo, che apporteremo. Bene, io la ringrazio, senatore Liris, perché insomma so che però ho visto che la diplomazia la sta usando anche in questo contesto televisivo, per cui io penso che dovrà avere grande... Che chi parla prima può subire. Poi le racconteranno come saranno commentate queste sue dichiarazioni, però insomma, voglio dire, lei deve avere grande capacità di ascolto, come giusto in queste settimane, in questi mesi, proprio perché per il suo ruolo deve essere anche garante della funzione del Parlamento rispetto insomma, alle scelte dell'esecutivo. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi e saluto a tutti i colleghi. E naturalmente ci sentiamo magari più in là, finanziaria in stato un po' più avanzato. Grazie all'Iris, chiedo scusa naturalmente ai colleghi che insomma, so per certo abbiano capito la tempistica dei lavori, per cui deve tornare immediatamente in aula a Palazzo Madama. Allora, iniziamo con la senatrice Di Girolamo. C'è stata questa premessa che, pur in termini non polemici, però insomma è stata avanzata da Liris relativamente al fatto che di questi 30 milioni, questi 30 miliardi su cui deve operare la finanziaria, gran parte di difficoltà è dovuta alla cattiva gestione della vostra misura simbolo insieme al reddito di cittadinanza, quella del super bonus. Ecco, è questo lo scenario di partenza? Anche voi ne siete consapevoli?
Direttore, io le dirò di questo fantomatico buco di bilancio non ce n'è mai stata data prova concreta. Di fatto anche il portavoce dello stesso ministro Giorgetti ha smentito il ministro Giorgetti. Io mi domando perché dopo aver imboccato la giusta strada il governo l'abbia poi dirottata su una misura assolutamente indifferente per l'esistenza o per la sua inesistenza, e parlo della tassa degli extra profitti per gli istituti bancari. Voglio dire, una norma che è stata calata in un decreto asset presentato in pompa magna come quella che doveva essere la manovra per capace di poter riportare equità a quella che è una grandissima difficoltà, ovvero sostenere i mutui per l'effetto delle grosse contrazioni imposte dalla BCE. Di fatto siamo tornati indietro e il governo ha smentito se stesso, trasformando la tassa sugli extra profitti un favore alle stesse banche, che possono scegliere e di fatto stanno scegliendo di rafforzare il proprio patrimonio. Inizialmente quell'idea di extra profitti sulle banche era un'idea molto caldeggiata anche da noi, vi ricorderete che proponevamo questa tassa sugli extra profitti proprio per andare a compensare le difficoltà di gettito dello Stato. Loro parlano di queste difficoltà portate dal superbonus che non sono mai state documentate in realtà, per cui al momento non possiamo confermare se quello che dicono è vero o no. Finché non ce lo documentano noi non possiamo confermarlo, perciò potremmo semplicemente essere grati loro se volessero smentirci con dei dati scritti nero su bianco. Quello che vediamo scritto nero su bianco è un passo indietro del governo rispetto a quella che doveva essere una misura che dovesse contrastare il caro dei mutui, e di fatto è diventato un regalo alle banche, dove abbiamo appreso Unicredit e altri primi istituti bancari scegliere di non versare la tassa ma di andare a rafforzare il proprio patrimonio. E tra l'altro proprio poche ore fa anche quello che può essere definito l'istituto di credito di Stato, parlo del Monte dei Paschi di Siena, che ha più del 60% di quote riservate al MEF, ha di fatto anche Monte dei Paschi di Siena deciso di rafforzare il proprio patrimonio. Noi potevamo andare oltre, abbiamo proposto di rafforzare, di aumentare le entrate dello Stato con questi extra profitti non solo sugli istituti bancari ma anche su tutto ciò, tutto il settore che ha lucrato in quest'ultimo periodo, parlo del settore energetico, il settore bellico, il settore delle assicurazioni. Nulla, cosa le devo dire? Sono loro a decidere come andare ad investire i denari che riescono a reperire. A nostro avviso questa manovra di bilancio assolutamente sarà incapace di andare a reperire quelle necessità dei cittadini sottoposti a un caro spesa, caro mutui, caro di ogni cosa. A nostro umilissimo avviso, direttore, questa manovra non consentirà ai cittadini di poter sopperire ai grandissimi rialzi di prezzo che ci sono in questo periodo. Poi magari entriamo nel dettaglio sulle specifiche voci. Certo, allora proprio perché voglio entrare nel dettaglio anche su questa situazione della tassa extra profitti, qui è intervenuta anche Forza Italia in maniera penso anche risolutiva nelle settimane precedenti, allora io anticipo una breve interruzione pubblicitaria perché poi voglio sentire anche Pagano e Sottanelli. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio, stiamo parlando della nuova legge di bilancio, abbiamo in collegamento i parlamentari abruzzesi, la senatrice Gabriella Di Girolamo ha fatto riferimento al fatto che è stata stravolta nella sostanza la proposta della legge sugli extra profitti delle banche, una modifica che è stata in qualche modo caldeggiata da Forza Italia dopo una prima appunto stesura di questo provvedimento, ma Forza Italia incassa anche dei risultati importanti nella trattativa con gli alleati sulle pensioni, e ora c'è anche questo tema della cedolare secca su cui mi è parso di capire che ci sia ancora qualche spiraglio. Allora Nazario Pagano, io le chiedo, ma Forza Italia continua ad avere una golden share sulle scelte finanziarie del governo, insomma è uno degli alleati che ha più voce in capitolo per quanto riguarda alcuni provvedimenti di tipo finanziario. Tanto buonasera a tutti, un saluto cordiale a tutti. Per quanto riguarda la sua domanda, direttore, diciamo che Forza Italia è uno dei partner della coalizione di centrodestra e governa il paese, ovviamente ha come bandiere, come vessilli dell'approccio liberale e dei valori liberali a cui si è sempre rifatto, ovviamente il tema della pressione fiscale che sia la minore possibile,
e che magari soprattutto nei confronti dei più fragili possa esserci un aiuto. La questione delle pensioni è una vicenda antica che è sempre stata a cuore al nostro fondatore Berlusconi e quindi anche adesso ce ne occupiamo. Diciamo che la questione è che noi pensiamo che si debba lasciare il più spazio possibile a chi svolge un'attività d'impresa, a chi è lavoratore autonomo, a chi per esempio ha anche messo da parte i propri risparmi acquistando case, e quindi è giusto, o acquistando un'altra casa oltre la propria, e quindi la questione della cedolare secca si collega esattamente in questi termini, che sia chiaro, non riguarda solo i proprietari delle case, ma riguarda anche i conduttori, cioè gli affittuari, perché è ovvio che se il proprietario della casa deve pagare più tasse, è ovvio che poi dopo richiederà un aumento della quota d'affitto, e quindi questo poi si riverbera ovviamente anche su chi le case le affitta. La questione poi in generale, se noi abbiamo se siamo fra i soci dell'alleanza di centrodestra, quelli che si fanno più sentire sulle questioni finanziarie, questo non lo so. Certo è che è giusto che noi all'interno della coalizione facciamo sentire esattamente quelli che sono sempre stati i nostri obiettivi, cioè quelli di ridurre, come dicevo, la pressione fiscale, ma anche quello di essere a sostegno per esempio del potere di acquisto delle famiglie. Quindi dentro questa finanziaria, come ha spiegato bene il senatore Liris, ovviamente gli spazi economici erano molto ridotti, siamo in una fase nella quale bisognava necessariamente contenere le spese, però il fatto che da un lato si sia continuato a dare spazio al taglio della pressione fiscale anche per le famiglie, per la riduzione della pressione fiscale, i rinnovi contratti pubblici, del pubblico impiego, il fatto soprattutto che si sia mantenuto il taglio del cuneo fiscale verso le famiglie che hanno un reddito al di sotto dei 25.000 o dei 35.000 euro all'anno, sa a dimostrare che da un lato si è guardato con attenzione al taglio delle tasse e dall'altro anche a sostegno delle famiglie che erano più bisognose. Ma non è solo questo, ci sono anche altre misure, per esempio sulla lotta all'evasione, il recupero dei costi bonus sulla casa, e anche sul lavoro e sulle politiche sociali di parità di genere. Sono vari settori in cui questa legge di bilancio si occupa e lo fa anche con un'attenzione particolare verso chi ha avuto più bisogno. Per esempio è stato rifinanziato per l'anno 2024 il fondo per i mutui della prima casa per i giovani, e credo che questo sia un aspetto non secondario, così come è stato rifinanziato per l'anno 2024 il fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità. Questo ovviamente riguarda soprattutto le persone più bisognose, cioè si viene incontro a quel momento particolarmente difficile da un punto di vista economico delle nostre famiglie, e lo si fa con un po' di buon senso, e all'interno di questa manovra c'è questo. A noi di Forza Italia però adesso, per esempio, visto che lei direttore lo ha citato e lo ha ricordato anche il collega Liris, non ci sta bene per esempio l'articolo 34 di questa legge di bilancio, cioè quella che riguarda i dipendenti pubblici, ma in modo particolare proprio quelli della sanità pubblica, e mi riferisco quindi ai medici ospedalieri, ma anche per esempio agli infermieri. Cioè penalizzare una categoria alla quale dobbiamo semplicemente dire grazie per quello che hanno fatto in questi anni, e tra l'altro spingerli, alcuni di loro, ad andare in pensione, quindi a sostanzialmente stimolare un esodo che porterebbe via tra l'altro proprio la classe medica più esperta, quella fra i 55 e i 60 anni, che dovrebbe essere, che è fondamentale per la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale, e credo che questo non lo si debba dimenticare, salvo che uno non voglia spingerli verso attività privata, ma nessuno in realtà la pensa in questi termini. Mi pare che evidentemente questa sia una norma che fosse venuta da alcuni uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che adesso la parte politica
sta comprendendo, io mi auguro, anzi sono certo, che sarà modificata, se non addirittura espunta, anche se vedo che la collega Di Girolamo si agita un po', ma c'è poco da agitarsi. Le loro manovre di bilancio sono state tragiche, non disastrose, quindi è ovvio che quando poi si è trattato di cercare di dare un sostegno in momenti nei quali non c'era la possibilità di sbragarsi e di spendere anche per le generazioni future, è ovvio che bisogna necessariamente pensare non solo all'oggi ma anche al domani. Allora, tenuto conto che adesso, ringraziando il Signore, anche il tasso di inflazione negli ultimi mesi, devo dire anche e soprattutto per alcune delle decisioni che sono state assunte nel corso di quest'anno, si è drasticamente ridotto il tasso di inflazione, e concludo, voglio ricordare a lei, direttore, è quello che innalzandosi penalizza di più soprattutto i più poveri, cioè quelli che non hanno soldi in tasca. L'inflazione punisce non certo i ricchi, punisce la classe meno abbiente. Quindi il fatto che questa manovra sia collegata comunque con una pressione, con un tasso di inflattivo che si sta abbassando e che addirittura risulta oggi essere uno dei più bassi d'Europa, credo che sia un fatto da accogliere in modo estremamente positivo. Sottanelli, io la volevo sentire anche nella veste, insomma, di rappresentante di un piccolo istituto di credito territoriale, in qualche modo, nella sua esperienza anche professionale, quali sono gli effetti di questa prima e seconda, poi definitiva stesura di questa misura sugli extra profitti delle banche. Voi piccola banca ne avete fatti di extra profitti durante il Covid? Prima di entrare nel merito della sua domanda, vorrei fare una riflessione un pochino più ampia rispetto alle leggi di bilancio. Una prima riflessione che mi viene da fare è che il governo ne esce, quando riguarda dati oggettivi che poi proverò a dire, molto diviso. È stato approvato in CDM la legge di bilancio il 16 di ottobre. Hanno impiegato 15 giorni dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio per trasmetterla al Senato. In questi 15 giorni sono riusciti a farsi maggioranza e opposizione da soli, perché venivano smentite, perché i suoi colleghi nei vari talk show commentavano le bozze, il giorno dopo c'era la rincorsa a smentire la notizia del giorno precedente. 15 giorni di divisioni e di litigi. Approfitto per dire che Azione è nata perché ritiene che questo bipolarismo debba essere superato, perché in questi 30 anni purtroppo di litigio l'Italia non ha migliorato tutti i suoi coefficienti, ma li ha peggiorati sotto tutti i punti di vista. Allora abbiamo assistito che la Lega sulle pensioni 104-103, i litigi per quanto riguarda Forza Italia, come diceva lei prima, la cedolare secca 21-26, il giorno prima c'era la norma dove obbligava gli agenti di assicurare tutti gli intermediari assicurativi di pagare le Nasarco, due giorni dopo è stata tolta, quindi una grande confusione che testimonia oggettivamente, perché questi sono i fatti, le date certe, che non c'è una maggioranza compatta, ma soprattutto che ha le idee chiare, ed è quello che mi preoccupa di più, perché se dovessi dare un giudizio generale su questa manovra di bilancio, io dico che è una manovra di bilancio del tirare a campare. Ci sono le elezioni delle europee di giugno, ed è una manovra che non fa scelte strutturali, scelte nette, ma come dire, mantiene. Lei prima ha usato il termine, se non ricordo male, di aver abbassato il cuneo fiscale. Non è vero, questa manovra non è che l'ha abbassato, l'ha mantenuta a quella che già aveva fatto in precedenza Draghi, quindi è stato un mantenimento del cuneo fiscale. Quindi non ci sono state scelte strategiche che ci possa far sperare. Collega, no, non è stato Draghi, è stata la prima manovra nostra, no, solo per correttezza, prego. No, sono anni che io appunto ho precisato che
è in continuità, ma non è una diminuzione del cuneo fiscale, è una continuità di quella che c'è stata dal governo Draghi e degli altri governi ancora precedenti, ecco, mettiamola così. Allora, che cosa testimonia? Che non sono state fatte scelte strategiche, scelte strutturali, scelte importanti, scelte che potrebbe fare in modo che il nostro prodotto interno lordo, il cosiddetto PIL, possa crescere. La stima prevista all'1,2 sulla legge di bilancio per il 2024, io mi auguro che ci sarà anche del 2%, purtroppo questa stima è sovrastimata, quindi aumenterà ulteriormente nel 2024 il deficit. Abbiamo fatto questa manovra con ulteriori 14 miliardi di debito, provo a semplificarla, direttore. Sì, però poi mi deve rispondere sul fatto di perché non pagano le tasse le banche che hanno fatto tutti questi problemi. No, arrivo. No, lì c'è stato il danno e la beffa, per rispondere subito alla sua domanda. Allora, quando non era la mia, era della senatrice Di Girolamo, ma la domanda. No, lo so. Allora, il danno e la beffa perché, direttore? Perché abbiamo avuto il danno d'immagine a livello internazionale, perché quando in un paese non c'è lo Stato di diritto, che la mattina si alza un governo e fa una norma contro, come dire, in questo modo, ovviamente a livello internazionale si hanno delle ripercussioni negative, come siamo in presenza di uno Stato che non dà certezza a chi viene a produrre, a chi viene ad investire in Italia. Ed è un danno, in questo caso le banche, ma potrebbe essere in qualsiasi altro settore. Poi posso condividere, quindi non accetto lo strumento, ma posso condividere le riflessioni della collega Di Girolamo per dire che, se vediamo negli ultimi giorni, le trimestrali delle banche hanno fatto quasi il 200% di aumento degli utili, quindi un riequilibrio dove il governo avrebbe potuto dare una mano a tutte quelle famiglie che i tassi si sono alzati, che avevano un tasso variabile, quindi la loro rata è aumentata del 50-70% al mese e non ce la fanno ovviamente più a pagare queste rate. Quindi noi abbiamo avuto il danno e la beffa, perché abbiamo avuto il danno d'immagine a livello internazionale e la beffa che non abbiamo incassato un euro, perché c'ha ragione la collega, tutti hanno fatto la scelta patrimoniale, e quindi il danno e la beffa è il peggio che si poteva fare, perché dico, avendo fatto il danno d'immagine, mi auguravo almeno che la norma rimanesse tale. Invece, in quei 15 giorni di cui parlavo prima, la norma è cambiata tre volte per poi arrivare dove diceva la collega di Girolamo. Io sono, e chiudo, direttore, molto preoccupato. Sono molto preoccupato perché abbiamo fatto ulteriori debiti senza fare delle riforme strutturali per la crescita. Ma non lo dico io, perché potrebbe sembrare di parte. Lo dice il Fondo Monetario Internazionale, che dice in maniera chiara, netta, che è una legge di bilancio non buona per l'Italia, per la sua crescita. Quindi noi avremo un deficit fatto quest'anno, perché stiamo facendo oggi una crescita di PIL del 0,7, quando quella pianificata della finanziaria dell'anno scorso era 1,3. Ricordo che ogni punto di PIL parliamo di oltre 20 miliardi, quindi avremo un maggiore deficit sul saldo del bilancio 2023. È un ulteriore deficit, perché io ritengo che il 2024, l'1,2 pianificato da questa legge di bilancio, non sarà raggiunto, perché con la perdita della produttività, della ricchezza che derivava dal 110, non ce l'avremo più. Quindi noi la crescita stimata dell'1,2 non ci sarà, quindi abbiamo debito nuovo che abbiamo fatto, il debito sul consuntivo 2023 e il debito sulla prospettiva 2024. Io sono molto preoccupato. Con queste rassicuranti conclusioni dell'onorevole Sottanelli, ricoinvolgo la senatrice Di Girolamo per chiedere appunto se lei è preoccupata, così come lei, Sottanelli, per la stagnazione della crescita, così, oppure insomma anche ottimista per il dato che è oggettivo, che riferiva Pagano, di una inflazione che si va azzerando, anche alla luce, insomma,
insomma, di una situazione energetica un po' più sotto controllo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ma vedremo quanto sarà sotto controllo la spesa energetica dei prossimi mesi. A me risulta che le prospettive sono quelle di ulteriori aumenti, mentre gli sgravi o comunque i contributi per i cittadini riguardano solo i prossimi, i primi tre mesi, diciamo, dell'anno 2024. Quindi sempre, voglio dire, misure spot, misure, come diceva giustamente l'onorevole Sottanelli, non strutturali, che non danno un'idea di paese. E poi voglio dire, mi faccia rispondere cortesemente all'onorevole Pagano, non si deve preoccupare che mi agiti io, il problema è l'agitazione dei cittadini fuori dalle aule di della Camera e del Senato della Repubblica, perché voglio dire, state tassando la casa con tutto quello che c'è dentro, dalla culla al tetto della casa. Qui parliamo di tasse sui bonifici parlanti aumentate, la ritenuta aumentata dall'8 all'11% per i bonus edilizi. Andiamo avanti, oltre vogliamo parlare della cedolare secca, ne avete già parlato, l'aumento dal 21 al 26%. Vogliamo parlare delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per gli under 36? Sono state annientate e parliamo di importi che sfioravano e sfiorano i 10.000 euro per l'acquisto della prima casa, quali imposte di registro, imposte ipotecarie e imposte catastali. Sono tutti aiuti negati in un momento inflattivo importante, dove vediamo che dopo una crescita importante del PIL nel biennio 21 e 22, una crescita importante che l'ha portato a un più 12%, le prospettive della NADEF, che vedono al 2023 un PIL già che torna allo 0, e parlo dello 0,8, mentre la prospettiva al 2024, quella del governo, di arrivare a un più 1,2, come è stato giustamente detto, mi ha preceduto l'onorevole Sottanelli, smentito dalle più importanti osservatori nazionali ed internazionali, dicendo che purtroppo da questa fase, quella futura, 2024, il PIL aumenterà tornando allo 0, torneremo e siamo già messi come Italia fanalino di coda dell'Eurozona. Questa è una prospettiva davvero preoccupante, quindi tra tasse sulla casa, l'aumento dell'IVA per i prodotti igienici femminili, l'aumento dell'IVA su i prodotti per la prima infanzia, voglio dire, da quella che è la prima ministra donna di questa Repubblica, che nel suo discorso di insediamento ci ha parlato di importanti prese di posizioni su ogni questione. Ecco, io voglio ricordare che si è smentita da sola, così come si è smentito anche l'onorevole Pagano con quello che ha detto sulla tassa sulla casa. Forse eravate più forti prima come Forza Italia, onorevole, io mi spiace doverle dire questo, ma se avete raggiunto un ottimo risultato con la tassa degli extra profitti, qui partiamo veramente male, e mi domando perché vi siate tanto crogiolati nell'idea di dover consegnare al paese una manovra studiata e messa su in 5 minuti. E adesso invece dovete tornarci su, abbiamo sentito prima l'Iris sui medici e lei su altre questioni, voglio dire, potevate fermarvi un attimino, 5 minuti in più prima, per evitare di fare delle figuracce e di mettere in difficoltà i cittadini che sentono le notizie e si preoccupano. Io credo che potremmo parlare... Sì, sì, ma poi avrà tutto il tempo a pagarsi. Se posso, velocemente, perché purtroppo... Mi inizia una conferenza? Sì, sì, allora anticipiamo, ecco, la sua risposta. Sì, la ringrazio, mi chiedo scusa anche agli altri partecipanti, però mi spiace dover fare una sorta di dibattito con la collega Di Girolamo, che conosco sin dalla passata legislatura, essendo stato in Senato nella passata legislatura, però visto che mi stuzzica, piuttosto che parlare di slogan e quasi sperare, così come diceva poco fa la collega, nell'aumento dei costi dell'energia, noi di centrodestra non abbiamo questa speranza che invece hanno gli esponenti. Ma super bonus, se sperate di sbloccarlo, allora, anche no, per adesso, i prossimi tre mesi nel 2024. Adesso parlo io. Allora, esatto, io vengo interrotta. Però il problema è soltanto lei, tecnico, collega, non si riesce. Decidiamoci, allora, siccome non l'ho interrotta, allora cominciamo con l'educazione, che non è allora, una cosa... Allora. Pagano. A me mi risulta di essere stato interrotto. Chiedo scusa. Vogliamo sapere di buona educazione. Online poi non sentiremmo né l'uno né l'altro, quindi può proseguire Pagano. Ripeto, la questione di buona educazione, che io ho e altri evidentemente non hanno. Allora, questo poi i telespettatori ovviamente queste cose le comprendono molto bene.
Allora, voglio dico, non faccio chiacchiere, parlo di alcuni contenuti della legge di bilancio. È stato rifinanziato per l'anno 2024 il fondo per l'acquisto di beni di prima necessità tramite la cosiddetta carta dedicata a te. È stato rifinanziato per l'anno 2024 il fondo per i mutui della prima casa per i giovani, a cui possono accedere i giovani fino a 35 anni e con ISEE non superiore ai 40.000 euro. È stato fatto un taglio di 7 punti del cuneo fiscale per i redditi, come spiegavo prima, fino a 25.000 euro e di 6 punti per i redditi fino a 35.000 euro. E questa è riduzione della pressione fiscale a vantaggio degli stipendi. Esenzione fiscale fino a un massimo di 1.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro. È stata fatta all'interno la riduzione dal 10 al 5% della tassazione dei premi di risultato, e anche questo riguarda ovviamente i dipendenti. La riduzione di 20 euro del canone RAI, visto che si ricordano tante cose, voglio dire, che possono avere un valore, però non viene ricordato che per la prima volta viene ridotto anche il canone RAI. Per i primi 6 mesi del 2024 viene riconosciuto un contributo speciale a favore dei lavoratori del turismo con retribuzioni non superiori a 40.000 euro. Viene fatto il rinnovo dei contratti 2022-2024 dei lavoratori della pubblica amministrazione del compartimento Stato. Poi, come lotta all'evasione, recupero dei costi bonus casa, lavoro domestico per combattere l'evasione nel settore delle banche dati di Agenzia delle Entrate e di INPS, resi in interoperabile al fine di effettuare controlli incrociati. Insomma, ho un elenco di una serie di aspetti che contrastano esattamente con quello che le opposizioni vanno dicendo, e cioè che è una manovra che aumenta le tasse, mentre invece, come ho potuto constatare e posso continuare a parlarne, ci sono molti invece provvedimenti che, nonostante i problemi di mancanza di cassa proprio a causa delle politiche di spesa senza limiti delle precedenti maggioranze del Movimento 5 Stelle, oggi purtroppo bisognerà mettere le pezze per i danni che hanno fatto. Allora, io dico, dire ad un esponente di Forza Italia che è favorevole alle tasse o che non contiamo niente, quando tutti quanti sanno che invece siamo dei soci che certamente contribuiscono a portare avanti i loro consueti cavalli di battaglia, credo che sia, i telespettatori non hanno l'anello attaccato al naso e sanno perfettamente di cosa parliamo. Io purtroppo, sì, chiedo scusa. No, sappiamo, lo avevo premesso, quindi. È stato per iniziare una conferenza stampa, io la ringrazio, direttore, per avermi ospitato. E chiedo scusa se ho alzato un po' i toni, non è mia consuetudine, ma talvolta, come dire, quando si esagera un po' è necessario anche rimettere un attimino le cose in ordine. Grazie Pagano, la salutiamo, grazie, e chiamiamo la pubblicità che è un po' in ritardo, e poi andiamo a chiudere con Sottanelli e i saluti anche con la senatrice Di Girolamo. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio per la parte conclusiva del nostro dibattito sulla legge di bilancio 2023 per il 2024. Insomma, i toni si sono un po' accesi, come è giusto che sia nel confronto politico. Ora volevo capire da Giulio Sottanelli, soprattutto per andare deputato di Azione, soprattutto per andare su una fase costruttiva di quelle che saranno le prossime settimane di lavoro in Parlamento. Innanzitutto, se ci sono le premesse politiche, e mi pare su questo il relatore Liris, che abbiamo sentito all'inizio, forse qualche che spiraglio lo ha aperto, perché insomma tutta questa blindatura non mi pare che poi anche nei fatti abbia retto finora, per un contributo costruttivo da parte delle opposizioni, che non sia soltanto quello di dire no, ma anche di fare delle controproposte. Ecco, da questo punto di vista il gruppo parlamentare di Azione come inciderà su questa fase molto importante di dibattito e poi di voto sulla legge più importante dell'anno? Innanzitutto sono contento di aver ascoltato l'Iris, che dice che apriranno la manovra a degli emendamenti, quando sia la Meloni, soprattutto Salvini, quando l'hanno approvata avevano detto che era una manovra chiusa, andando anche contro la Costituzione e i regolamenti parlamentari. Quindi oggi il senatore Liris ci ha dato una notizia, speriamo che questa sia una notizia vera, non sia una fake. Quindi, se abbiamo la possibilità di dare un nostro contributo, noi direttore, fin dal primo giorno siamo arrivati in Parlamento, abbiamo detto che non avremmo fatto un'opposizione con i pregiudizi, anzi avremmo cercato di dare un nostro contributo, quindi noi presenteremo diversi emendamenti.
Dove li presenteremo innanzitutto? Innanzitutto sulla sanità. Noi, a differenza dell'attuale manovra che mette 1,6 miliardi sulla sanità, noi avevamo detto 10 miliardi. La sanità purtroppo è il tallone d'Achille, nessun governo negli ultimi anni, e purtroppo neanche questo, ci sta mettendo le mani in maniera seria, in maniera concreta. Avevamo detto 10 miliardi, di cui andavano 2 miliardi per eliminare le liste di attesa, 2 miliardi per il rinnovo dei contratti per quanto riguarda tutti i medici e ulteriori 6 miliardi per quanto riguarda il rinnovo dei contratti degli OSS e degli infermieri. Ricordo che i nostri operatori sanitari sono i meno pagati rispetto alla media europea. Stiamo perdendo tanti professionisti validi che stanno andando o nelle strutture private o vanno all'estero a lavorare. Abbiamo carenza di medici. Questa manovra addirittura spinge 6.000 medici ad andare in pensione, quindi avremo un problema ancora più grande nel 2024. Quindi ecco, un nostro contributo certamente sarà sul mettere più soldi sulla sanità, perché dà la sicurezza ai cittadini, perché se non ci riusciamo neanche più a curare, capisce che ovviamente regna un'insicurezza totale. La seconda, dovremmo investire più sulla scuola, sulla cultura, e anche lì è un ulteriore settore che non è stato toccato minimamente da questa manovra. Come dicevo prima, purtroppo è una manovra che ci fa fare ulteriori 14 miliardi di debiti. Io voglio dare solo questo dato. Noi abbiamo nel 2020 pagavamo 53 miliardi di interessi passivi sul debito pubblico, nel 2026 arriviamo a 103 miliardi. Noi abbiamo raddoppiato il costo annuo degli interessi sul debito pubblico. Una manovra che non ci porta a far crescere, a portare ricchezze in Italia, significa che in futuro ci sarà una recessione. Ci sono tanti problemi a livello geopolitico, quindi quello che si diceva prima, dei rischi effettivi, dove l'energia potrebbe comportare ulteriori danni, ulteriori problemi alle famiglie e alle imprese. Quindi fare ulteriori debiti senza fare una strategia industriale per la crescita dell'Italia, io ritengo che sia sbagliato. Un altro contributo che noi avevamo sempre cercato di dare, anche nei passati decreti, è quello di prendere parte dei soldi del PNRR e rifinanziare per la transizione tecnologica e ambientale la 4.0, perché in questo modo è una scelta strutturale, perché si danno gli strumenti per fare in modo che le nostre aziende possano tornare a crescere, possano tornare a aumentare l'export, possono avviarsi nella transizione ecologica e energetica. Tutto quanto questo purtroppo non c'è. Noi faremo gli emendamenti per rispondere alla sua domanda, ci auguriamo che questi emendamenti possano essere accolti, così come noi pensavamo anche a un atterraggio morbido del super bonus. Ad oggi non c'è nulla sul super bonus, c'è la scadenza del 31/12, molti condomini rimarranno con le impalcature, non si riusciranno a finire i lavori, quindi ulteriori danni, imprese che falliranno, tensioni sociali. Anche qui noi auspicavamo un atterraggio morbido, quindi una proroga che per chi avesse già fatto per esempio il 30-40% dei lavori, dare una proroga di 3 a 6 mesi, quindi un atterraggio che dava una certezza. Purtroppo torna a quello che dicevo prima, se nel mondo economico non ci sono le certezze, siamo davanti a un paese non credibile, e davanti a un paese non credibile nessuno più investe. Quindi io sono preoccupato sulla tenuta dell'Italia. Spero che tra 12 mesi siamo qua a smentire tutto quello che ho detto io, perché caso contrario magari dovremmo andare a richiamare un governo tecnico per salvare l'Italia.
Grazie, grazie Sottanelli. Io faccio concludere Gabriella Di Girolamo, anche perché insomma è stata un po' brusca la conclusione del suo intervento precedente, per l'intervento appunto stavolta di Pagano, per chiederle: inizia ovviamente anche per voi la battaglia parlamentare, ma c'è anche una battaglia di mobilitazione nel paese. Domani c'è la manifestazione del Partito Democratico, il 17 ci sarà il primo degli appuntamenti proclamati da CGIL, poi dalla UIL anche, contro la manovra. Insomma, sarete anche nelle piazze per protestare contro le misure del governo Meloni? Beh, guardi, io quello che le posso dire è che intanto siamo in sede qui a Roma, la sede del Movimento 5 Stelle, stiamo portando avanti delle audizioni parallele a quelle che stanno avvenendo nella Commissione Bilancio in Senato. Abbiamo iniziato ieri, il nostro presidente sta parlando con sigle sindacali e datoriali in maniera tale da avere chiara l'idea delle loro richieste, ovvero cosa proporre, quindi quello che ci chiedeva lei come parte opposizione, qual è la proposta delle opposizioni, quindi definire pacchetti, emendamenti da poter presentare per andare appunto a definire tutte quelle azioni che di fatto al momento sono inesistenti in questa manovra. Abbiamo parlato con associazioni sindacali, stiamo incontrando datoriali, ecco, piccole e medie imprese ieri hanno dimostrato la loro grande attenzione per tutto ciò che non c'è. Voglio dire, stiamo andando avanti sul tema lavoro con la precarizzazione, con il pagamento tramite i voucher del decreto primo maggio del governo Meloni. In questa manovra non c'è assolutamente nulla per il rilancio economico dell'impresa, le piccole e medie imprese sono abbandonate a loro stesso, industria 4.0 abbandonata a se stessa, la digitalizzazione, la competitività delle imprese è assolutamente lasciata a discrezione dell'impresa stessa, lo Stato non le aiuta a collocarsi in una maniera forte sul mercato. Mi faccio anche dire, rispetto prima la piccola discussione che c'è stata con l'onorevole Pagano, ecco, a me spiace quando avvengono queste cose, soprattutto perché mi sono sentita offesa da quel maleducata che mi ha dato, però voglio dire, lo prendo ben volentieri quando si tratta di spiegare ai cittadini cosa c'è all'interno di questa manovra. Mi sembrava assurdo stare ad ascoltare l'elenco dei suoi appunti con i mancati flag, diciamo, su quello che non c'è. Perciò le dicevo, un pacchetto di emendamenti per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, una serie di emendamenti, pacchetto emendamenti per la sanità, dobbiamo correggere questa riduzione dell'IVA per i prodotti della prima infanzia e i prodotti femminili, dobbiamo correggere le storture su quelli che sono gli strumenti di flessibilità per l'accesso alla pensione anticipata, come quota 100, no mi scusi, non quota 100, assolutamente 100. No. Opzione 104. Donna e APE sociale, mi scusi, opzione sì. Donna e APE sociale, che vediamo peggiorate per opzione donna, c'è uno scalino in più di 12 mesi, per APE sociale ulteriori 5 mesi, quindi sì. Una difficoltà nel mondo del lavoro di chi ha lavorato tanto di poter accedere a un prepensionamento. Ora voglio dire, i temi sono tanti importanti da dover attenzionare in questa legge di bilancio. Io principalmente mi occupo di infrastrutture, di ambiente, ecco, l'ambiente, un altro grandissimo tema assente in questa manovra, l'abbiamo detto in commissione, abbiamo depositato i nostri pareri alternativi con le nostre proposte, purtroppo bocciati dalla maggioranza. Ecco, ma appunto, ma per questo motivo siete pronti anche alla mobilitazione in piazza? Assolutamente sì, voglio dire, con le opposizioni noi siamo pronti a fare sempre un dialogo per poterci concentrare su quelle che poi davvero sono le necessità del paese. Io quello che voglio dire, che magari qualcuno della maggioranza ha dimenticato di dire, è che in questa legge di bilancio, bene che l'Iris ci abbia detto che presenteranno degli emendamenti migliorativi e correttivi, però bisogna anche ricordare che, a detta di quello che appunto ci è stato riferito finora, in dotazione ai parlamentari per nuovi emendamenti ci sono solo 100 milioni di euro. Cosa vogliamo correggere con 100 milioni di euro? Lo stesso Durigon, su quello che si diceva, dobbiamo correggere quanto abbiamo fatto per la categoria dei medici e il pensionamento dei medici a saldi invariati. È questo che vuole fare Durigon, a saldi invariati. Ciò significa che per correggere quello che è stato previsto per il pensionamento dei medici dovranno andare a tagliare altrove. E dove andranno a tagliare? Qua di tagli ce ne sono abbastanza. Io ho conteggiato che solo sulla casa le tasse ammontano a 2 miliardi in questa manovra.
Bene. E questo per sconfessare quella che è stata poi, ecco, il nervosismo così stranamente espresso dall'onorevole Pagano. Io la ringrazio, senatrice Di Girolamo. Naturalmente torneremo a parlare della finanziaria, appunto, quando saremo in una fase un po' più avanzata, però era importante sentire anche le opinioni dei parlamentari abruzzesi, che, come avete visto e sentito, sono sul pezzo e al lavoro in questa fase di discussione parlamentare, che comunque ci sarà, e questo l'abbiamo visto. Ricordo che il relatore sarà un abruzzese, il senatore Guido Quintino Lisi, che abbiamo sentito all'inizio della nostra trasmissione, quindi vi daremo ulteriormente anche gli aggiornamenti su quelli che saranno i prossimi passaggi. Grazie a lei, senatrice, grazie all'onorevole Sottanelli e anche agli altri ospiti che erano in collegamento prima di loro. Arrivederci e buona serata. Grazie a lei, arrivederci a tutti. Grazie a lei, direttore. Arrivederci a tutti.